Andrea Navarra, uomo meraviglioso, ciao. Ciao. Che meraviglia. Io posso dirlo. Vai. Lo posso dire? Beh, tu sei uno dei 25 che si porterà a casa questo gioiello straordinario. Ma mi hai già detto, sì, ma ogni tanto lo userò, ma la tengo in una tecchina. A parte che fai bene perché è un pezzo straordinario, però ogni tanto si viene voglia di usarla e usare il piede destro, che sei capace, almeno mi sembra che ogni tanto il gas lo dai. Diciamo che tra le opzioni Pro Drive farà poi dopo delle giornate o sui laghi ghiacciati, certo, in Svezia o in Finlandia, o qualcosa tipo San Romolo o al Targa Florio. Senti, tu hai una grande passione per Subaru. Sì. Mi racconti un po' cosa stai facendo? Allora, noi da circa un annetto che per scherzo abbiamo comprato delle macchine, una macchina in Inghilterra, una in Giappone, le abbiamo restaurate. Ma queste sono tue? Sono tutte mie. Sì, ne ha due, tre. Le abbiamo restaurate. Scusa, possiamo fare una passeggiata? Prego, sì. Vabbè, tanto tu hai il microfono wireless, andiamo qui in mezzo. Le abbiamo restaurate e... Ah, che meraviglia la station, sì. Stupenda. Le abbiamo proposte, ne abbiamo già vendute un paio. E abbiamo capito che non solo noi siamo innamorati di questo marchio, sì. E quindi stiamo cercando di riportare all'originalità soprattutto queste bellissime auto. Queste sono tutte edizioni limitate, numerate, e l'intenzione era quella di cercare appunto pezzi particolari e in un futuro prossimo, dal prossimo anno, anche di poi dedicarci a tutte le macchine importate da Subaru Italia in Italia per riportarle all'originalità. Okay. In questo modo per dargli anche sui pezzi originali una garanzia di 2 anni e okay, valorizzare il benzina, perché noi l'elettrico... Sì, non ti piace tanto. Ci piace per certi aspetti da andare in città, però se vuoi andare a tirare 2 marce non va bene. Infatti posso dire, ogni cosa secondo me ha il suo senso. È chiaro che se devi tirare e vuoi avere emozioni, questa è la roba che ti devi comprare. È chiaro che se poi devi stare in città puoi anche andare in giro con l'elettrico. No, abbiamo messo il Terra che va benissimo. Beh. Posso dirti, piuttosto, lo dico sempre, piuttosto di andare in giro a 3 cilindri, certo, vado in giro in elettrico. Posso, certo, dire, ecco, certo, qui ci sono certi 3 cilindri, certo, così, ecco. Però va detto che chiaramente se cerchi emozioni, cerchi performance, cerchi tutta questa roba, sì, diciamo le cose vere, allora è qua che ti devi rivolgere. Quanto vale adesso una Subaru? Diciamo, se uno vuole affacciarsi, diciamo, al mondo Subaru, WRX, ST... Guarda, come anche altri marchi, nel momento in cui le macchine da gara hanno preso valore, anche la stradale poi dopo ha seguito questo trend. Oggi si parla dei modelli WRX dalla Legacy Type RA, che è una cosa particolare. Andiamo a vedere. WRX, vai dai 40 ai 60 mila euro. Okay. Come partenza, dopo dipende. Vabbè, più accettabile ad esempio del prezzo di un Deltone. Eh beh, chiaro, adesso il Deltone penso che abbia raggiunto i massimi. Sì. Tu ci hai corso con il Deltone? Sì, nel 93 ufficiale tutto tipo. Mi ricordo. Mi ricordo molto bene. Questa è una macchina particolare e dalla quale ho poi dopo costruito la macchina da gara Pro Drive e la macchina con la quale hanno fatto il record di velocità Nardò di 100.000 km a 225 di media. Ah, faccia! È vero, perché una volta si facevano questi record, sì, anche Volvo li, sì, faceva, ti ricordi? Sì, sì, sì. Questa è la Colin McRae. Che meraviglia, bellissima. Edizione dedicata a Colin. Questa è una Type R particolare perché è elaborata da Cusco, l'abbiamo trovata in Danimarca. Okay. Questa è un po' la base tra l'altro della P25. Sì, sì, sì. Da un appassionato giapponese, dopo l'abbiamo ristrutturata, lui l'aveva già trasformata in guida sinistra in Danimarca, tutto con pezzi originali, perché non è facile, sì, poi si può fare solo comprando roba originale Subaru. Che meraviglia, guarda che roba. Però un pezzo, un bel pezzo. Comunque Andrea, dov'è che si possono vedere tutte queste bellezze? Perché adesso le vediamo qua. Sì. Ma se io, cioè se qualcuno che guarda questo video vuole venire a trovarti o a toccare con mano queste bellezze, certo, si può? Sì, a Trento, alla officina Baco Motors. Ok. E poi prossimamente spero anche ad Alla di Trento, dalla Subaru. Ah, ok. Dove speriamo di riuscire a portare... Ma certo, hanno tutti gli uffici qua, sono passati a Milano, eh? Allora a sto punto usali tu, fai qualcosa. No, sto scherzando, però dico, è qualcosa che secondo me... È un patrimonio importante. In realtà Trento e Alla sono molto legati a Subaru, eh? Sì, c'è un forte legame per quanto riguarda quella città con questo marchio, e secondo me andare a ripescare la storia di questo brand, ripartendo da lì,
secondo me può essere un'idea giusta. Certo. Quindi se lo fai io alzo la mano, approvo. Grazie. E mi trasferisco ad Ala così posso. Quando vuoi. Posso vedere queste meraviglie. Comunque complimenti per tutto quello che stai facendo, anche perché insomma è qualcosa di emozionante, anche perché poi in Italia non è che sono in molti ad aver investito, diciamo, in questo marchio. Tutti l'abbiamo sempre sognato, tutti ne abbiamo sempre parlato, ma poi un po' forse per distanza, un po' anche per questioni culturali, un po' per questione che in Italia va del tone. Però è chiaro che qua c'è tanta roba da attingere, c'è una grande storia, con l'IMCRIL, la CDOT2, comunque anche la stessa Subaru, tutte le vittorie, eccetera, eccetera. E secondo me c'è molto da fare. Io ho corso un po' con tutto, però secondo me Subaru, la Subaru blu con i cerchi oro ha sostituito la Lancia Delta con la scritta Martini. Sono d'accordo. E ne ho avuto la riprova anche oggi, è la prima volta che partecipo a una fiera del genere. E la gente quando vede i blu con i cerchi oro rimane folgorata, dai. Va bene, Andrea, sei un grande, ti ringrazio, grazie per tutto quello che fai, grazie per tutto quello che hai fatto anche da sportivo. Viva la passione per l'auto e full gas sempre, complimenti per la P25 perché è un oggetto meraviglioso. Ciao!